Tante pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video dei top del 2013. Scusatemi, sono in ritardissimo, ma la scuola adesso mi sta prendendo un sacco perché tutti i prof si decidono sempre all'ultimo minuto quando fare le verifiche ed è sempre, sempre, sempre così. Allora, sì, devo attrezzarmi bene con le luci, devo riuscire a trovare un qualcosa di lucesco, infatti c'è una luce abbastanza scura e qua sono sparapesciata col giallo perché ho messo una lampada. Ok, vabbè, basta. Oddio, adesso non ci sta più, sì, ci sta. Niente, iniziamo subito. Allora, come primo prodotto che mi è piaciuto tantissimo nel 2013 sono stati prodotti Pupa, sono stati gli smaltini in particolare. Io ho tre smaltini, il numero 55, che è questo qua azzurro che ho sulle unghie, ed è bellissimo, mi piace tantissimo, soprattutto questo abbinamento qua di colori con questo azzurro e questo verde, mi piace stra tanto. E degli smalti, questi qua di Pupa, mi piace il colore. Io probabilmente non li ricomprerò più perché 6,40 € uno smalto per me è eccessivo. Questi due mi sono stati regalati, oddio, questi due mi sono stati regalati, mentre questo l'ho pagato 1 € con i coupon di Pupa. E niente, questo qua appunto è il numero 55, questo qua è il numero 47 ed è un arancione in corallo, e poi questo qua che è il mio preferito in assoluto è il numero 10 ed è un color rosa Barbie. E niente, l'ho regalato anche a una mia amica perché praticamente me lo stava finendo il mio, e allora ho dovuto spendere 6,40 € per regalarglielo, che cappio. Vabbè, come regalino di Natale. E quindi niente, questi qua sono degli smalti appunto di Pupa, mi piacciono tantissimo, la durata non è eccezionale, però mi piace soprattutto il colore, la pigmentazione, mi piacciono tantissimo, non so cosa abbiano di speciale, sì, di speciale, però mi piacciono tantissimo, quindi per le unghie io direi assolutamente come smalti quelli Pupa. Quest'anno sono andati tantissimo anche, scusate se continuo a toccarmi i capelli, sono andati tantissimo anche gli stickers. Io adesso qua ne ho di tre tipologie. Ho questi qua che sono tutti con tipo dei cristallini, degli Swarovski, dei diamantini, non lo so. Poi ho questo qua, tipologia semipizzo. E questi qua leopardati, ghepardati, boh, vabbè. Comunque sono andati tantissimo, io li ho presi al Cosmo Prof questi, ma si possono trovare benissimo ovunque, anche da Kiko, che adesso sono anche in saldo per a chi interessasse, ma penso che tutti sappiate dove poter reperire questi stickers. E niente, a me sono piaciuti da tantissimo, sì, da impazzire, trovo che siano molto molto validi. E la durata, perché magari quando non volete continuamente cambiare smalto, mettete questi, per una settimana ce li avete tranquillamente. A me sono piaciuti. All'inizio sì, ho fatto fatica un po' a applicarli, ma con la pratica si riesce tranquillamente. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, per quanto riguarda il mascara adesso, per le unghie abbiamo finito. Passiamo al make-up. Allora, come pennello che mi è piaciuto tantissimo, sono due pennelli. Uno vi straconsiglio i pennelli di Essence, però vabbè, questa tipologia non so se c'entra molto. Cioè, però io mi ci sono trovata molto bene con i pennellini di Essence. E l'altro è questo qua della Content 1G Make-up, che ho acquistato al Cosmo Prof e ho pagato 3 € e è fantastico, mi piace tantissimo, non perde colore, non perde peli, non perde niente ed è stra mega iper morbido insieme a quelli di Essence, quindi vi straconsiglio questi qua. Questo qua so che è praticamente identico a quello di Sephora, che si trova da Sephora, soltanto che quello di Sephora costa tipo 10 € in più. E per me, secondo me, è un prezzo un tantino alto, tipo 15 € per un pennello. Cioè, voglio dire, Essence li vende a 3,90 euro, 4 € to', esageriamo. E hanno una qualità abbastanza buona, quindi io mi ci trovo da Dio con quello. Passando al viso, come prodotto viso che mi è piaciuto tantissimo, è questo fondotinta qua di MAC. Allora, questo qua mi è piaciuto, però ha anche dei scontro, che sono parecchi, cioè non parecchi, però agli amanti dell'inci, non guarda, sognatevi fondotinta MAC.
Allora, questo qua è il Matchmaster con è fondotinta Matchmaster SPF 15. È fatto in questo modo, si gira e si preme la pompettina e fuori esce il prodotto. Poi si rigira e si mette la sicura, quindi. Allora, contiene 35 ml di prodotto e ha un prezzo di 35 euro. Allora, prezzo, vabbè, esagerato, ma lo sapete, come tutti i prodotti MAC, hanno un prezzo comunque molto, molto elevato, quindi si sa. MAC ormai si sa, è conosciuta e si sanno anche i prezzi. Come per INCI, ragazze, se siete amanti dell'INCI, buttate dentro. Non è un fondotinta da tutti i giorni, è vero, però io lo utilizzo tutti i giorni. Alcune volte lo alterno con il fondotinta di Kiko, il Soft Focus Compact, però io lo utilizzo tutti i giorni perché ormai è aperto da un anno e mezzo, ha una scadenza di 2 anni e lo voglio finire perché poi d'estate non mi trucco, lo so già, e io voglio finirlo entro la scadenza. Contenendo così tanti siliconi, io voglio finirlo prima della scadenza. Perché il primo ingrediente, vabbè, è l'acqua. Fin qua ci va tutto bene. Il secondo è il ciclopentaxiloxane. Quindi questo è un ingrediente, vabbè, non so se chiamarlo. Vabbè, questo qua è silicone puro praticamente. Cioè, ho visto un video di Carlita Dolce dove parlava appunto dei fondotinta no, e appunto diceva che se contengono ciclopentaxiloxane e dimeticone, se non sbaglio, non vanno assolutamente bene per la nostra pelle. Io ne sono consapevole che non va bene, però i risultati, cavoli, si vedono. Cioè, non ho mai provato un fondotinta bio senza comunque schifezze. Consigliatemelo, perché vorrei comunque provarlo per farvi comunque sapere. Però i risultati, secondo me, tra un fondotinta con schifezze dentro e un fondotinta senza si possono vedere notevolmente. Non lo so, ditemi se magari sbaglio, però io la vedo in questo modo. Per quanto riguarda correttori, mi sono trovata molto bene con anche il correttore di MAC. Per quanto riguarda correttori tipo liquidi in stick come questi, ho il correttore di Kiko, il Natural Concealer, oppure questo qua di MAC. Però io dico quello lì di MAC. Oh, lo sto finendo! Wow! Questo qua di MAC ha un prezzo esagerato, quindi magari posso andare più su correttori, quindi Natural Concealer di Kiko. Questo qui, non so se l'ho detto, non l'ho detto, è il Select Moisture Cover. Se no, un'altra alternativa che mi è piaciuta tantissimo è l'Eld Blemish di Rimmel. O altrimenti per i correttori brufoleschi abbiamo un'alternativa valida che non ve ne sto a parlare perché di tutti ne avete sentito stramiga iper parlare. È il Full Coverage di Kiko, anche qua stra parlato, stra rinomato e bla bla bla. Adesso è in saldo, io vi consiglio di andarlo a prendere in saldo. Guardate, io ce l'ho da quasi un anno ormai e l'ho utilizzato così. Cioè, mi durerà tranquillamente, quindi secondo me ne vale la pena anche prenderlo. Poi correttori, fondotinta Cipria che mi è piaciuta tantissimo, che io amo e che ricomprerò quando va in saldo quella di Essence, è questa qua, vabbè, è la Fix and Matte, ma voglio comprarmi l'Olabout Matte perché ormai questa è praticamente finita. Sì. E niente, mi ci sono trovata benissimo, mi piace tantissimo, matifica tantissimo, è la cipria migliore che io abbia mai provato. Ne avete sentito parlare in tutte le salse anche di questa, però io ve la straconsiglio, mi ci sono trovata davvero davvero molto 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 bene. E niente, ve la consiglio perché mi ci sono trovata davvero molto bene. Blush che vi consiglio sono i blush di Essence, ma anche qua lo sapete fino alla nausea. E un altro blush con cui mi sono trovata molto bene sono i blush di H&M, ma anche questi qua di Rimmel che non pensavo di trovarmi così bene. È un blush molto molto carino, questo qua mi piace in particolar modo, è il mio preferito. E vabbè, vi consiglio anche quelli di Essence e di H&M, lo sapete. Però questo qua è un marrone che mi piace tantissimo, vabbè, c'è il suo rovino inutile. E questo qua è il 127 Tuscany, e è questo marrone con dei glitterini argentati al suo interno. Secondo me, se spengo la luce, magari. No. Vabbè, con dei glitterini argentati.
E mi piace tantissimo, lo trovo molto molto carino. E niente, mi ci sono trovata proprio bene con questo blush, non avrei mai pensato. Ombretti con cui mi ci sono trovata molto bene. Gli ombretti in crema, è questo qua della Catrice ed è il Made to Stay numero 40. Ci sono trovata molto bene con gli ombretti in crema della Catrice, davvero tantissimo. Mi sono trovata molto bene anche con gli ombretti Vamp di Pupa. E una palette che mi è piaciuta tanto invece è la palette di Sephora, quella sui toni naturali, che in questo momento purtroppo non ho qua, però vi lascerò sicuramente una foto di quello di cui parlo. Adesso. Bene, detto ciò, allora ho parlato di tutto. No, mascara che mi è piaciuto tantissimo è questo qua della Maybelline ed è il... Boh, qua c'è scritto pesta... No, One by One Volume Express ed è questo qua, è uno dei famosissimi mascara bla bla bla, ha l'applicatore in silicone. E mi è piaciuto tantissimo perché volumizza le ciglia, le allunga, non le appiccica. Mi è piaciuto tantissimo, davvero. Mi ci sono trovata molto bene e lo straconsiglio a tutte voi. E come top coat vi straconsiglio quelli di Kiko perché lo sapete, io adesso quello, ho provato quello rosso che ho finito da un sacco di tempo e mi è piaciuto abbastanza. E poi ho provato questo qua viola, questo qui col packaging viola. E anche questo mi è piaciuto particolarmente, quindi straconsiglio questi due, io ho provato. E ah no, anche quello verde che però ce l'ha di mia mamma. E sono fantastici tutti e tre. Non ho provato quello waterproof, quello blu e quello col packaging argentato. Quelli lì non li ho provati, però gli altri tre li ho provati tutti e tre e sono fantastici, quindi ve li straconsiglio. E vi consiglio anche i mascara di Maybelline, come le Love Extreme di Essence, ma ormai anche qua lo sapete che io adoro quel mascara e sicuramente lo vado a ricomprare perché ormai è ora, sta finendo quello lì, quindi devo andarlo a ricomprare. Per quanto riguarda il viso, come correttore, sì, ciao. Come contorno occhi, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, davvero tantissimo, il Nivea Q10. Vi lascerò una foto. Questo qua, questo contorno occhi qua mi è piaciuto tantissimo. Mi riduceva le occhiaie, mi riduceva le borse, mi rendeva l'occhio più pimpante e mi è piaciuto tantissimo. Mi sta piacendo tantissimo anche questo qua di Bottega Verde che mia mamma ha acquistato con dei cosi che gli arrivano a casa e così via. E questo qua è una crema per il contorno occhi antirughe effetto filler. E anche questo mi sta piacendo tantissimo, però questo è da poco che lo provo. Però quello della Nivea Q10 mi faceva impazzire, quindi ve lo straconsiglio a tutte. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo qua della Roche-Posay ed è una Melody Soin bla 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 bla. Vabbè, comunque è una crema viso con SPF 15 e niente, la trovo molto utile. È molto buona, molto utile, molto buona perché è un'ottima base trucco anche, c'è anche scritto, e idrata anche abbastanza la pelle. Quindi voglio dire, assolutamente molto molto buona, mi è piaciuta tantissimo. È della Roche-Posay, la Melody. Io adesso non so se vedrete qualcosa, comunque è questa. E niente, mi ci sono trovata molto bene. Io il prezzo non lo so, però vale sicuramente il prezzo che ha. Adesso mi informo. Comunque, io mi ci sono trovata molto bene. Un'altra crema con cui mi ci trovo bene, ma che non ricomprerò, è questa crema qua della My Skin di Essence. Non ricomprerò semplicemente per il fatto degli ingredienti, perché contiene un sacco di schifezze. Sì, non è male come crema, non è questo granché, però io l'ho sempre utilizzata. E ci sono sempre trovata bene, però non ci ho mai fatto caso sinceramente agli ingredienti.
E adesso che ci sto facendo comunque abbastanza a caso, non la ricomprerò semplicemente per il fatto degli ingredienti. Ma a chi non interessa, questa crema qua costa 3,50 euro e a chi non ne frega niente degli ingredienti, io la consiglio. Come profumo, io ragazze non ho un profumo in particolare che mi faccia oh. No, sì, in realtà sì, ho un campioncino di Tresor di Lancôme, di cui vi lascerò la foto qua. Ho un campioncino di questo profumo e mi fa impazzire, è il mio profumo preferito. Se riesco me lo compro. Però ne dubito fortemente. Se no, in alternativa io sto usando questo qua della Noa che vi ho fatto vedere anche come regalino di Natale. E niente, mia mamma dice che sa di Iris. Vabbè, ve l'ho fatto vedere nel video precedente ed è questo qui. E niente. Non è male. Cioè, poi ragazzi, io il profumo lo prendo, lo utilizzo, lo finisco e dopo ne comprerò un altro perché. Direi che questo è quanto per quanto riguarda il top del 2013. Se mi sono dimenticata qualcosa, magari aggiungerò un fumettino oppure in un prossimo video lo dirò. Il mio video finisce qua. Io vi mando un bacione enorme. Vi voglio tanto bene. Continuate a iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace, a commentare. Ditemi cos'è che vi avevo detto. Non mi ricordo più. Vabbè. E ditemi se avete qualche richiesta, breve, prometto, ci sarà il WhatsApp my iPhone, davvero, però non aspettatevi chissà che roba nel mio, perché nel mio telefono non è che ci sia molto, cioè ci sono due o tre applicazioni giusto per, ma nulla di che, cioè è un po' un video abbastanza inutile quello lì, però lo faccio perché mi è stato richiesto, sono molto contenta di questo. E niente, saluto a tutte voi, io ho il video finito, vabbè, io ho finito. Ciao! Ah, no! Aspetta, aspetta! Consigliatemi delle luci da mettere, tipo bianche, che però non siano orribili. Cioè, consigliatemi delle luci per fare video, non tipo gli ombrelli, perché non prenderò mai gli ombrelli in questo momento. Cioè, nel senso, gli ombrelli sì, li prenderò, ma più avanti, adesso sono ancora troppo agli inizi, cioè vorrei prenderli, però non è ancora il momento, non mi sembra ancora il caso. Consigliatemi delle luci fredde. Da prendere che siano anche buone perché devo metterle anche come luce di camera mia. Quindi consigliatemi delle lampadine, ecco, lampadine, ecco. Basta, basta. Ce l'ho fatta. Vi mando un bacione a tutte. Ciao pasticce!